Incontriamo Giovanni Foglia dell'associazione Arteide, si interessa di arte, adesso ci dirà bene più specificatamente di cosa. È un link questo, un collegamento tra arte, bellezza e la politica, in qualche modo la comunicazione che il cantiere già ha fatto? Sì, grosso modo, accettando l'invito del presidente Segneri, abbiamo pensato di portare anche l'esperienza Arteide in questo, diciamo, in questo cantiere, no? E soprattutto ci occupiamo di valorizzare i giovani artisti internazionali italiani, sviluppare iniziative sul turismo e sulla formazione. Quindi ho pensato che fosse ben inserito in un contesto come quello del cantiere, cioè dove gli artisti lavorano con le mani, si torna un po' a quella manualità, diciamo, che si è persa ultimamente, e quindi penso sia un giusto link, diciamo, tra il cantiere e l'associazione Arteide. Perfetto, poi peraltro si è parlato anche di comunicazione in questo appuntamento statutario, in questa assemblea congressuale. Arte anche comunicazione. Questa associazione, dove possiamo informarci su questa associazione? Certo, l'associazione nasce proprio con una idea diversa di comunicazione, infatti parte dal web, da una comunicazione sociale. Abbiamo una pagina Facebook, attraverso quella pagina si può seguire tutte le nostre iniziative di Arteide, appunto, basta cercare Arteide. Il logo è minimale, è un cerchio, quindi una comunicazione che quantomeno si conclude, e quindi non restano queste parole vaghe, diciamo così. E quindi si trova su Arteide, su Facebook, la voce Arteide, oppure anche sul web, c'è cioè sito gratuito per questi artisti e non solo, che si possono registrare, partecipare, pubblicare, mostrare, diciamo, quello che creano. Quindi anche una promozione per giovani artisti? Sì, anche e soprattutto per giovani artisti talentuosi, ecco, giovani talenti, ma allo stesso tempo abbiamo anche artisti famosi che hanno scelto di utilizzare questa piattaforma, però grosso modo noi cerchiamo di lanciare quelli che sono i nuovi talenti, così gratuitamente, ecco, per passione. Grazie allora. Grazie mille a voi.